Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntatona dal colore di retrocomputing parleremo di computer MSX contro ZX Sinclair Computer. Iniziamo con l'MSX. La sigla MSX, Machine with Software Exchangeability, è uno standard informatico per un gruppo di home computer sviluppato in Giappone e prodotto tra il 1980 ed il 1990. La prima versione fu la MSX1, prodotta dal 1983. La piattaforma MSX dal 1983 aveva un microprocessore Zilog Z80A da 3,5 MHz, aveva una RAM minima da 16K fino a un massimo di 64K e con opportune cartucce e software poteva gestire fino a 1 MB. Aveva un chip sonoro dedicato. Nella General Instruments la Y38910 a tre canali, una meraviglia per l'epoca in cui contemporaneamente gli Apple II non avevano assolutamente niente. L'architettura MSX1 era prodotta dalla Spectra Video, dalla Philips, dalla Sony, dalla Sanyo, dalla Fender, dalla Mitsubishi, dalla Toshiba, dalla Hitachi, dalla National, dalla Canon, Casio, Pioneer, General, poi Yamaha, Yashica, Kyocera, Goldstar, Samsung, Fender, Daewoo, Yano, Gradiente e Sharp Epcom. Ebbe un grandissimo successo, ovviamente, in Giappone e nei paesi dell'est, quindi dell'Asia. La piattaforma MSX2, venne prodotta dal 1986, aveva sempre uno Zilog Z80A da 3,5 MHz. Le macchine avevano un minimo di 64K di RAM e potevano essere espanse fino a 256K, però in teoria ne avrebbero potuto gestire fino a 4 MB. Aveva la video RAM dedicata da 64K, un chip sonoro dedicato, identico alla piattaforma MSX1. Fu prodotto dalla Philips, dalla Sony, dalla Sanyo, Mitsubishi, JVC, National, Panasonic, Canon, HCVS, DDX, Daewoo, Yano. Infine, dal 1988 si ebbe la MSX2 Plus, con processore sempre Zilog Z80 da 3,5 MHz. Le piattaforme avevano una RAM minima di 64K o più di frequente 128K. Potrebbero essere espansi fino a 4 MB. Chip sonoro aggiuntivo della Yamaha YM2413 con 9 canali più 5 effetti batteria. Una meraviglia. I sistemi MSX generalmente non offrivano un'unità floppy disk integrata, per cui i giochi erano pubblicati principalmente su cartucce e su cassetta. Le unità dischi erano disponibili sotto forma di cartucce o di espansioni contenente l'interfaccia hardware per la gestione del drive e una ROM che estendeva il BIOS del computer. La MSX2 Plus fu prodotta dalla Sony, dalla Sanyo, dalla Panasonic, dalla ACVS e dalla DDX. C'è poi un'altra versione di MSX, ma comunque diciamo, queste sono le tre piattaforme relative allo Z80A che definisce appunto la classe dei computer MSX. Il computer ZX Spectrum della Sinclair fu un home computer creato e prodotto dal 1982 fino al 1986. Era basato su un microprocessore 8-bit Z80A, originariamente dotato di 16K di ROM contenente il linguaggio BASIC e 16K di RAM espandibile a 48. Poiché il piccolo computerino, poco più grande di una calcolatrice,
aveva una caratteristica tastiera in lattice di gomma con soli 40 tasti multifunzione, l'interprete Basic venne fortemente personalizzato dalla Sinclair per compensare appunto i gravi limiti della tastiera. Il Sinclair QL è un computer di fascia personal prodotto tra il 1984 e il 1993, dotato di un Motorola 68008 con architettura interna a 32 bit e bus dati a 8 bit, poteva indirizzare fino a 1 mega di memoria su un bus indirizzi da 20 bit, 7,5 MHz di clock. Era dotato di chip ausiliari Intel 8049 e un microcontroller a 8 bit usato per gestire il suono, oltre a due seriali RS232. Di RAM aveva 128 KB, espandibile a 140, di cui 32K erano riservati alla memoria video, 48K di ROM. La macchina era poi dotata di micro drive proprietari della Sinclair che non ebbero mai fortuna nel mondo dell'informatica, non essendo, diciamo, standard. Siamo nei primi decenni del XXI secolo. Ha davvero senso investire denaro in queste macchine MSX1 o MSX2 oppure ZX Spectrum o Sinclair QL, pardon, hardware che ha tra i 38 anni e i 28 anni di anzianità? A mio avviso, se pensate di iniziare una collezione di retrocomputing, è meglio star lontano da queste macchine, che comunque ancora si trovano sul mercato dell'usato, ma a mio avviso non è conveniente acquistare. Tastiere che potrebbero andare in pezzi, alimentatori che potrebbero andare in corto e addirittura bruciare, drive proprietari che potrebbero rompersi. È decisamente meglio esplorare questo mondo degli Zilog Z80 quanto dei britannici computer Sinclair tramite la dimensione dell'emulazione software, molto più facile, molto più economica, senza tutti quei problemi hardware, tecnici e anche molto pericolosi che un acquisto di hardware potenzialmente imminente a guastarsi si trasformerebbe, diciamo, da un investimento in un acquisto sconsiderato che potrebbe diventare pericoloso. In descrizione di questo file di YouTube tutti i links dove potrete reperire emulatori, programmi originali dell'epoca per esplorare questo mondo del retrocomputing della dimensione dello Zilog Z80A, qua del mondo MSX, quanto quindi anche dello ZX Spectrum e poi anche del mondo del Sinclair QL. Questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.